Wagyu, è arrivato il tempo che dobbiamo risparmiare un po'. Con 5 euro è possibile mangiare e mangiare bene davvero, spendere poco e soprattutto anche non sprecare tanto gas? Tutto nell'insieme? Ecco a voi, Wagyu, la gricia. Ok? 5 euro per 3-4 persone. Si può fare. Cucinate sempre questi piatti qui, umili della tradizione, casunga fin rumun. Wagyu, venite a fare con me la gricia. 5 euro e 10 minuti di cottura. Vedete, come già vi ho detto, per 5 euro, guardate, due pezzettini di guanciale, pecorino, la pasta scegliete voi, va bene anche il rigatone, però io voglio fare qualcosa con la pasta liscia, perché è anche più difficile magari allegarla e la voglio fare. Un po' di pepe, voglio. Più umile di questa, si muore, a fine romuno. Vieni con me. Una cosa da fare, voglio gli va a tagliare il guanciale a striscioline. Va bene anche non tanto sottile, voglio la grandezza va bene così. E andiamola a mettere in padella senza olio e l'accendiamo a fiamma bassa, ok? E lo facciamo sudare. Piano piano incomincia a sudare il guanciale. Un'altra cosa molto importante che in questo periodo non dobbiamo proprio dimenticare. Questa ricetta qua viene fatta in 10 minuti, quindi risparmiamo pure gas, elettricità e tutto. Allora, andiamo nel frattempo che suda il guanciale a salare l'acqua e un poco di sale addosso perché ci vuole sempre contro malocchio e contro il periodo, questo non è un bel periodo. Caliamoci pure già la pasta come sempre a sentimento. Mezzo chilo per 3 persone, mangiamo un po' di più. La pasta è dentro, il guanciale sta sudando. E aspettiamo che finisce di sudare. Vediamo sta affumicando. Quando diventa così bello croccante, guardate, io poi ho rimasti pezzetti belli grandi, perché a me così mi piace farlo per questa ricetta qui. Voi potete fare pure a cubettini, a triangolo, a rotondo, a parallelepipedo, come vi piace a voi. Io adesso mi alzo il guanciale, faccio vedere, ma che si quando finisce? Quando scoppia sta bomba? B. Adesso stesso qua dentro, se avete la fiamma spegnete. Ci vado a mettere un paio di mettoni d'acqua. Aug, capaug. E aspettiamo che la pasta finisce la sua cottura perché poi la andiamo a finire lì. Assicuratevi che la pasta sia. Ah! Può passare niente al dente. E voilà! La mettiamo dentro. Non vi preoccupate se vedete tutta quest'acqua qui, perché la pasta l'ho alzata veramente al dente. E adesso la facciamo cucinare dentro, che con l'amido che caccerà la pasta, a fine romunda sta gricia. La gricia poi è l'antenata delle più celebri carbonara e amatriciana, o fritto ancora. Quindi, massimo rispetto. Guardate qua come bello, piano piano incomincia a stringersi, perché adesso incomincia a uscire l'amido della pasta, ok? Poi dopo alla fine ci mettiamo pecorino e guanciale, ma fino a lì dobbiamo aspettare che si stringe. Io poi ho scelto la pasta liscia, perché a me mi piacciono le cose complesse. Se la volevo facile, facevo rigatoni. Ma il problema è che a me piacciono le cose complesse, perché io sono complesse! Dopo che mia moglie mi ha dato 5, un bel 5 qua, perché infatti, non faccio più, scusami. Guarda qua com'è venuto bello, vedete? Anche se è pasta liscia, si è proprio veramente legata molto bene, ma vedete sotto quell'acquetta? Rimanetela così. Adesso vi spiego il perché. Mettendo il pecorino poi farà il resto, uscirà una bella cremina e avete bisogno di un po' di acqua. Ma prima di mettere il pecorino, aspettiamo giusto 20 secondi. Facciamolo un attimino raffreddare così. La pioggia, ma che fa? Vai, mettiamo il pecorino. Sotto ci abbiamo ancora un po' di acquetta. Vedete? Adesso facciamo uscire la cremina bella, piano piano piano. Pecorino non è che ce ne vuole proprio tanto tanto, perché non stiamo facendo la cacio e pepe. È un piatto romano, ma non stiamo facendo la cacio e pepe. Io ci metterei giusto un altro poco di acqua di cottura che vi consiglio di non buttarla. Poi ci mettiamo giusto un'altra grattugiatina di pepe macinato fresco fresco. Poi ci mettiamo un bel po' di guanciale, guardate qua, un altro poco me lo rimango, poi ci metto un altro po' di sto grassetto, guardate qua, guardate qua, cola, mamma mia quanto sei bella Roma, vieni a capire,
da faccia recreare. Guardate che cremina che è uscita. E guardate sotto com'è bella legata. Pure a penna liscia a destra fino romuna. E chiama, andiamo a impiattare. Legatura perfetta. Io non so se si riesce a vedere, ma penso di sì. Ma lo metto pure sotto l'ambione lo stadio Maradona. Guardate qua quanto è bella questa gricia, eh? Voi ci potete mettere pure altro pecorino sopra e tutto. E chi se la può godere, se la può mangiare. Però 5 euro, 3 persone. Ma potete mangiare pure 4. Andiamo all'assaggio. Uno, posso assaggiarla, amore mio? Certo. Ah, mamma mia, bella, che surata. Anche il guanciale, però. No. È già uno piccolo. Okay. Dai, non voglio fare la cattiva. Apri la bocca, apri la bocca. Ah, Vai. E a fino romano. 5 euro. Un piatto economico, gustosissimo e umile. Cucinato con cuore, capure i piatti che costano poco. Song a fino romano. Signore e signore, la mia grigia. No, la mia. La grigia. E guardate qua com'è bello. Alla prossima, condividete il video, voglio, mi raccomando. Quanto sei bella Roma!